I leader mondiali esprimono preoccupazione per la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. L'annuncio del presidente a mezzo social ha sorpreso anche alcuni esponenti del suo stesso governo e funzionari dell'esercito e rischia di portare a un duro scontro con il Pentagono. La Russia accoglie positivamente la decisione, pur sottolineando di non ravvedere ancora segnali in tal senso. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane, non so di cosa si tratta. Gli Stati Uniti sono presenti in Afghanistan da 17 anni e ogni anno dicono di voler ritirare le truppe, ma sono ancora presenti lì. Tra le nazioni che vantano la presenza di truppe in Siria, la Francia dichiara di mantenere i suoi 1000 soldati a fronte della decisione statunitense. La lotta al terrorismo non è finita, sono stati fatti molti progressi, è vero che abbiamo notato passi avanti con la coalizione in Siria, ma questa lotta continueremo a portarla avanti. Non seguirà le orme intraprese da Donald Trump neppure Israele, il cui primo ministro conferma l'impegno. Continueremo ad agire in Siria per prevenire lo sforzo dell'Iran di trincerarsi militarmente contro di noi. Non ridurremo i nostri sforzi, ma li aumenteremo. Contro il ritiro si sono espresse ufficialmente anche le forze curdo-siriane, che hanno parlato di una pugnalata alla schiena. Una manifestazione di protesta si è tenuta fuori da una base militare della coalizione a guida statunitense nel nord-est della Siria.